Perché? Assolutamente perché? Assolutamente per simpatia, eleganza e classe. Ah, grazie. Sai che è sposata, quindi non ci puoi provare. Anche se la... Alessia, come va la mogliettina, la vita? Come va? Tutto bene? Sì, benissimo, benissimo. Alessia, stai benissimo, sei uguale a 40 anni fa. Grazie, tesoro, lo sai che... Iva, tu da quanti anni sei sposata? Anzi, i peluche mi fanno impazzire. Ma togli lo spazio. No, volevo sapere da quanto anni tu sei sposata, così dai un po' di consigli ad Alessia per... Iva, sai, ma non se ne sa mai abbastanza. Io ho cambiato marito. No, allora ci sentiamo magari... Amore, no, appunto, non te lo auguro. Io un po' di tempo fa, l'ho lasciato, non è che l'ho cambiato. All'inizio della trasmissione, quando mi hai visto. Finito, ok, ho lasciato anche il marito. Vabbè, adesso cambiamo argomento, parliamo di animali, quindi parliamo di Dario Ricassola. Parliamo di animali, ci siamo, dimmi cara. Ti sei sentito tirato in causa, Dario? Ti vedo chiamare in causa, contento. Non ti sento con l'applauso, non so cosa dici. Comunque, no, l'animale di peluche... stavo guardando, l'inquadratura mi sembrava buona, insomma. Vabbè, io non riesco a vederla. Comunque, l'animale di peluche più famoso al mondo sicuramente è l'orsacchiotto, che in America è chiamato Teddy Bear, invece qui in Italia Dario Vergassola. Okay. Tanto tutti ringrazio il regista. Dario Vergassola a casa. Vabbè, comunque, a parte tutto, in America tale nome pare sia stato un omaggio all'allora presidente Theodore Roosevelt, quindi Theodore, Teddy. Chissà, secondo voi è vero che il primo orsacchiotto venne regalato a Roosevelt e quindi chiamarono l'orsacchiotto Teddy per questo motivo? Teddy l'orsacchiotto con il nome di Roosevelt. Anche con Rita Pavone e Teddy Reno, chi lo sa? Poi vedere chi è. Beh, cioè è vero. Io non le dico le bugie, Valentino. È vero. Cara Alessia. E quindi regali la casella, è vero Alessia, ha regalato la casella al nostro...